Michele, grazie Gennaro. Bello rivederci, emozionante, sono emozionato. Parliamo oggi di emozioni. Vedete lì il disegnino che il cervello sa, fa il tira e molla col cuore. Un discorso, un argomento molto interessante che poi non solo si applica nell'educazione, ma molte volte a nostra insaputa lo applichiamo tutto il giorno in tutte le nostre cose. Le emozioni fanno parte della nostra vita, quindi conoscerle, saper gestirle aiuterebbe a migliorare la nostra vita, per cui anche a migliorare la qualità dell'educazione, dell'insegnamento e dell'apprendimento. Innanzitutto, molte volte ho visto attraverso altri webinar e chat che si confonde emozione con sentimento. No? Quindi poche parole su qualche differenza. Prima di tutto l'origine. Allora, mentre le emozioni hanno origine soprattutto nel sistema limbico, nella parte posteriore del cervello, i sentimenti appartengono al lobo frontale. Quindi, da una parte, poi le emozioni sono innate, in quanto sono, diciamo, frutto della nostra evoluzione come esseri umani. I sentimenti sono frutto del pensiero astratto, quindi ci vuole un sistema di ragionamento con i sentimenti. Poi, come nascono? Le emozioni sono immediate, costituiscono il sistema di allerta e sopravvivenza del nostro organismo. Invece, per provare un sentimento, dobbiamo riflettere su quello che proviamo per poi iniziare a elaborarlo psicologicamente. Le emozioni nascono e muoiono in fretta, i sentimenti invece possono cambiare, persistere per giorni, per anni, per tutta la vita. Noi lo sappiamo, specialmente i sentimenti che hanno a che vedere con l'amore. Poi c'è l'intensità. Le emozioni basilari fondamentalmente sono allegria, ira, rabbia, paura, sorpresa, tristezza. Sono molto intense e ci spingono sempre ad agire o smettere di farlo nell'immediato. Invece i sentimenti sono molto più eterogenei e lenti e ci portano a riflettere. Quindi queste poche parole per capire che c'è una grossa differenza tra emozioni e sentimenti. Adesso vediamo un piccolo corto, un breve video che tratta di una interazione fra la mamma e suo figlio. Vediamolo, poi lo commentiamo. Molto, molto interessante. Mario, non si vede. Puoi scorrere la seconda slide? Ok, adesso sì. Vedete, non c'è audio. La mamma interagisce con suo figlio in maniera affettuosa, carina, tutto bene, fino a che la mamma farà qualcosa. Sì, qualcuno dice non c'è audio, infatti non c'è l'audio, Non cioè è c'è audio. senza audio. Qui la mamma cambia atteggiamento. Vedete, osservate la reazione del bambino. Cerca disperatamente qualche...
È fantastico. Avete visto il cambiamento? Faccio una parentesi, la signora madre è attrice, perciò è impossibile aver fatto questo con sangue freddo davanti al figlio, no? Quindi avete visto? Quindi qui cominciamo a prendere, incominciamo a formularci delle domande. Cosa è successo? L'importanza, e perciò non c'è l'audio, l'importanza anche del rapporto non verbale fra gli esseri umani, la connessione emotiva, emozionale che ci deve essere fra due persone affinché le cose funzionino. È incredibile, il bambino disperato dalla mamma che non faceva vedere nessun tipo di sentimento, la faccia completamente impietrita, no? Quindi a questo punto, prima di cominciare a parlare, facciamoci questa domanda. Pensiamoci riflettiamo e dopo, quando finiamo di parlare, ne parleremo perché è veramente un argomento molto interessante. Magari possiamo rispondere in chat, Mario? Certo, possiamo, Ok. potete anche fare domande e nel frattempo rispondiamo. Gennaro, come volete voi, per me è lo Sì, stesso. no, siamo esseri razionali che si emozionano, siamo esseri emotivi che ragionano. Qualsiasi impressione, qualsiasi riflessione vi ha ispirato un po', diciamo, quello che abbiamo visto, condividetela gentilmente, diciamo, in chat. Credo dipenda dalla personalità, siamo esseri emotivi che ragionano, la seconda, emotivi che ragionano, secondo me, emotivi che ragionano, evoluzione, la seconda, un intreccio. Dipende entrambe le cose, tutte e due alternativamente, dipende dalle circostanze. La seconda, emotivi che ragioniamo, siamo tutti e due, dipende dalla situazione. Tutti e due motivi che ragionano, essere motivi che ragionano. Per me intuitivamente siamo esseri motivi che ragionano. E motivi che ragionano non sempre. La seconda senza dubbio, un intreccio, e motivi che ragionano, dipende dagli stimoli. Bene, Secondo Aristotele, il primo. Tutti e due dipendendo dalle situazioni. Entrambi, secondo me, nasciamo emotivi e diventiamo razionali. Direi che siamo esseri emotivi che ragionano perché le emozioni vengono prima delle emozioni, principalmente quando siamo bambini. Grazie per tutti i commenti, tutti validi, tutti. Ok, sì, possiamo, non so. Come vuoi, quando vuoi, Mario, puoi continuare. Se vuoi continuare. Sì. Quindi, dopo questa domanda, tralasciando la risposta che ognuno di noi può dare, e tutte sono valide, la verità è, secondo me, che fino ad oggi nella società, specialmente nelle società occidentali, ci insegnano a ragionare, ma non ci insegnano a conoscere e gestire le nostre emozioni. Quindi in questo campo praticamente tutti dobbiamo essere autodidatti. Scusate, autodidattici, non so come si dice, autodidatti, credo. Scusate, parliamo mio zoppica. Qual è il problema? Che essendo autodidatta, alcune riescono a sviluppare la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, mentre molti, molti non ci riescono. E quindi cosa succede? Copiano le emozioni dei propri genitori, dei familiari, degli insegnanti, degli amici, con tutto il peso che ciò comporta, poiché così dovranno convivere e vivere secondo le emozioni degli altri. E come già sappiamo, le emozioni sono personali, intime e non trasferibili. Garimberti, un filosofo italiano che a me piace molto, secondo lui dice che ogni insegnante, adesso andiamo all'argomento nostro, oltre al test di conoscenza,
di capacità di conoscenza. Dovrebbe sottoporsi a un test di personalità per sapere se, pur conoscendo molto bene la propria materia, possieda le competenze sufficienti per insegnarla. Io mi permetterei aggiungere che a quel test di personalità io aggiungerei un test di intelligenza emotiva, poiché l'analfabetismo emotivo, che è molto radicato sulle nostre società occidentali, è ancora molto più diffuso. È una situazione che non dovrebbe più essere tollerata, soprattutto nei lavori e nelle attività che implicano un contatto personale, intimo, comunicativo con altri esseri umani. Ricordatevi il video. Specialmente esseri umani in formazione, cioè bambini, giovani, adolescenti. Ovviamente, come nella didattica, quello che succede. Molte volte, io purtroppo mi sento dire, ma guardi, io sono 30 anni che insegno. Faccio una parentesi. Qualcuno di voi sicuramente avrà un genitore, una zia, uno zio che portano la macchina male, che quando guidano fanno dei disastri pazzeschi. Uno ci ride su. Allora, quello zio, quel genitore, quel parente, cosa mi dice? Ma io sono 30 anni che porto la macchina. Ma sono 30 anni che la porti male. Quindi tendiamo a confondere la quantità di anni che facciamo qualcosa col farlo bene o male. Quindi io magari ho 30 anni insegnando, ma sto insegnando male. Ovviamente qui entrano le offese, ma come si permette? Lei non sa chi sono io. Oppure c'è gente che dice, è vero, facciamo una revisione del mio sistema di insegnamento. Questo è molto importante. E qui andiamo all'altra grossa differenza. La differenza tra istruttore e educatore. Un buon insegnante deve saper sedurre. Attenzione, andiamo all'origine della parola, non ha un connotato sessuale, dal latino seducere, composto da se che a parte e ducere condurre, quindi portarmi fuori da questo binario e portarmi verso altri binari, verso altri orizzonti. Un buon insegnante deve affascinare i suoi studenti, sorprenderli, risvegliare la loro curiosità, la loro attenzione, ma deve anche rispettarli e stimarli per quello che sono con le loro differenze culturali, fisiche, economiche e sociali. E per quello ci vuole l'empatia. Senza empatia, senza capacità di comunicare, questo non è possibile. Sfortunatamente, i sistemi educativi occidentali sono pieni di insegnanti con una grande conoscenza delle rispettive materie, ma con un alto analfabetismo emotivo. Perciò abbiamo fatto la differenza. A questo punto ci possiamo fare un'altra domanda. Cos'è l'analfabetismo emotivo? Pochissime parole, perché è un argomento anche lunghissimo e molto interessante. In breve, sarebbe l'incapacità di riconoscere e controllare le proprie emozioni e di comprendere, interpretare e rispettare le emozioni degli altri. È quello stato in cui una persona non connette né con le proprie emozioni né con quelle degli altri. Attenzione, non è che quella persona non senta o non provi emozioni. Le emozioni sono sempre presenti, solamente gli psicopatici non sentono emozioni. Sono sempre presenti. Ora, la riflessione a questo che ci dovrebbe condurre sarebbe: un insegnante analfabeta emotivo avrà gli strumenti necessari per educare i suoi studenti o potrà solo istruirli? E qui, per aiutarci a trovare una risposta, dobbiamo prima riprendere il punto precedente e chiarire una grande differenza. Istruire
o educare. Sono due concetti che fanno parte del sistema educativo, necessari, ma molto diversi tra di loro. Infatti, istruire deriva dal latino istruere, che significa prepararsi. Prepararsi per che cosa? Per eseguire, per apprendere o migliorare un'attività specifica. È legato alla prestazione, è legato al saper fare. Si ottiene principalmente attraverso il trasferimento di informazioni. Ovviamente molto utile e necessario per i sistemi produttivi e per ottenere a volte lavori ben pagati che sicuramente ci garantiranno un tenore di vita soddisfacente, ma non ci garantiranno una qualità di vita soddisfacente. Educare invece viene da educere, che significa attingere dal di dentro. L'essere umano è soprattutto la sua interiorità, la sua capacità critica, la sua capacità creativa, la sua passione, la sua capacità di collaborare, di contribuire con il suo sapere, ma è anche la sua capacità di analizzare, di ribellarsi, di contraddire, di dubitare, di criticare, per discutere e sostenere le proprie convinzioni e le proprie idee. Kierkegaard diceva che un uomo può compiere imprese incredibili e assimilare una grande quantità di conoscenze, ma non conoscersi. Gramsci, da parte sua, affermava che la cultura non è solamente accumulare enormi quantità di informazioni nel nostro cervello. La vera cultura, dal latino colere, che è coltivare, sarebbe l'insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l'esperienza, ma rielaborate attraverso un personale e profondo ripensamento, così da convertire tali nozioni da semplice erudizione in elementi costitutivi della sua personalità morale, della sua spiritualità, del suo gusto estetico, della consapevolezza di sé e del proprio mondo. Ciò comporta organizzazione, disciplina del nostro essere interiore, della nostra personalità. È una consapevolezza attraverso la quale siamo in grado di comprendere la nostra vera funzione nella vita, i nostri diritti, i nostri doveri e contemporaneamente quelli degli altri, rispettandoli. Dopo questo, se siamo d'accordo su queste definizioni, su cosa è istruire e educare, io adesso faccio una piccola parentesi e mi chiedo, la nostra famosa DAD, didattica a distanza, non dovrebbe chiamarsi IAD, istruzione a distanza? Pensiamoci, un altro compitino per fare altre domande. DAD o IAD? Analizziamo cosa sta accadendo nei sistemi scolastici ed educativi, specialmente dell'Occidente. Più o meno, abbandono scolastico, disinformazione, mancanza di motivazione, mancanza di interesse per l'apprendimento, mancanza di creatività, cattiva gestione delle emozioni, intolleranza, confusione sul futuro e su ciò che si desidera nella vita, aggressività, bullismo, razzismo e andiamo avanti. Ovviamente c'è qualcosa che non stiamo facendo bene. Perché? Perché abbiamo un'educazione che non si cura di capire i nostri studenti, perché in un certo senso è egocentrica, come una persona egocentrica, cioè tende a girare su se stessa, considerando gli studenti come oggetti passivi di apprendimento. I nostri studenti, a qualsiasi età, sin da piccoli, sono soggetti attivi, prendono decisioni, producono conoscenza, ovviamente in base alla loro esperienza. È chiaro che le decisioni che possa prendere un bambino di 5 anni non saranno le stesse decisioni di un ragazzo di 18, ma il bambino di 5 anni prende decisioni, ragiona. Quindi non possiamo continuare a,
considerarli teste vuote da riempire con tonnellate di informazioni, date, posti, molte delle quali inutili o fuori contesto. E quando un'informazione è fuori contesto, cioè il cervello non la riesce a connettere con altre informazioni, diventa noiosa. Cosa fa il cervello? La elimina, non impara. Ricordiamo, che lo diciamo sempre nei webinar, il nostro cervello impara solo cosa gli piace, come gli piace, quando gli piace e da chi gli piace. Questo disegno mi sembra bellissimo. Quando diciamo impara solo da chi gli piace, significa che per raggiungere il cervello dei nostri studenti dobbiamo prima raggiungere i loro cuori. Sapere cosa pensano gli studenti, come si sentono, è essenziale per promuovere un'esperienza di apprendimento di successo. Lo stato emotivo degli studenti è un elemento chiave nel loro processo formativo. Come insegnanti, la nostra responsabilità è molto grande, poiché il nostro nervosismo, stress, mancanza di empatia, che si riassume in una mancanza di intelligenza emotiva, può avere conseguenze negative e segnare definitivamente il corso e il futuro di molte vite di molti studenti. E se no, ricordate sicuramente qualche brutto momento con una vostra insegnante a scuola, dove vi ha umiliato, sgridato inutilmente, non vi ha dimostrato nessun tipo di rispetto verso quello che voi dicevate. Ve lo ricordate ancora? Che vuol dire? Che le emozioni rimangono impresse, quindi bisogna stare molto attenti. Per raggiungere questo obiettivo, quindi, è fondamentale conoscere, identificare e sapere usare le emozioni. Sfortunatamente, come ho detto prima, nelle scuole ci sono centinaia di insegnanti e studenti con le loro emozioni represse o peggio ancora ignorate. I loro cervelli sono sopraffatti dall'ansia, paura, rabbia, noia, stanchezza, demotivazione. Noi insegnanti dovremmo essere in grado di identificare e supportare i bisogni emotivi dei nostri studenti prima di concentrarci sull'apprendimento accademico. Per questo dobbiamo essere formati e dotati di strumenti adeguati che ci permettano un approccio più emotivo ed empatico per noi stessi e per i nostri studenti. Tutti abbiamo giorni buoni, cattivi, momenti di emozione, impegno, ispirazione, momenti di delusione, disimpegno, frustrazione. Tutti dobbiamo affrontare argomenti che troviamo interessanti, argomenti che troviamo noiosissimi. Queste differenze influenzano il modo in cui gli studenti imparano e il modo in cui gli insegnanti insegnano. Cioè, in poche parole, l'insegnamento e l'apprendimento sono processi dinamici, sociali, che si sviluppano in un contesto in cui le emozioni costituiscono una parte fondamentale e ci spiegano come, cosa, quando e perché il nostro cervello pensa, ricorda, memorizza e impara. La salute, lo star bene con se stessi e con gli altri, la scelta del proprio stile di vita, la capacità di affrontare la vita, di risolvere i propri problemi, dipendono da competenze che fanno riferimento all'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva punta allo sviluppo delle competenze che permettono di riconoscere, esprimere, modulare le proprie emozioni, modificando, se necessario, i propri pensieri, imparando a dialogare con noi stessi e nello stesso tempo a riconoscere le emozioni altrui, migliorando la capacità del dialogo interpersonale, perché non solo riconosciamo le emozioni altrui, ma le rispettiamo. Dobbiamo orientare i nostri studenti nell'acquisizione di queste competenze affinché siano in grado di sviluppare un'abilità che permetta loro di identificare costantemente ciò che sentono e possono evitare l'essere normalizzati, questa parola di recalcati, molto bene, evitare essere normalizzati dalla società,
dalla famiglia, che cercano in tutte le maniere di, ripeto, normalizzare i bambini e i ragazzi e farli entrare in un binario mentale creato secondo i parametri esterni, sociali, e non interni, intimi, personali di questo bambino o questo ragazzo. A tale scopo, il clima in classe sarà determinante. In un ambiente in cui tutti gli studenti sanno e sentono di essere importanti, presi in considerazione, dove ognuno è rispettato e ascoltato per quello che è, dove si stabiliscono forti legami affettivi tra tutti i membri del gruppo e il loro educatore, lì funzionerà benissimo il processo di istruzione e di insegnamento. È davvero importante interpretare come e cosa sentono i nostri studenti sin da bambini, senza giudicare, negare o vietare qualsiasi sentimento o emozione. I nostri studenti hanno bisogno di essere riconosciuti, i loro sentimenti convalidati e rispettati. Adesso, se volete, facciamo un piccolo gioco. Fatemi i disegnini, torniamo all'infanzia, prendete un pezzo di carta, matita, se volete. Questo è un gioco che potete fare in casa, in famiglia o anche con i vostri ragazzi. Questo gioco ci permette di visualizzare le situazioni in cui possiamo provare emozioni incontrate secondo ogni contesto, quindi poter capirle e poter gestirle. Si può farlo giocare bambini, adolescenti, adulti. I risultati e i dibattiti che si creano in aula, in casa, fra amici, sono interessantissimi. Provateci, ve lo posso assicurare. Quindi, se siete d'accordo, in generale d'accordo, possiamo fare una piccola pausa, dite voi, 5 minuti, fino a che diciamo, facciamo questo giochetto, è un gioco, non è un test, qua nessuno si misura nulla e poi non sapremo mai, non faremo una condivisione di queste cose. Semplicemente io sto bene quando? In casa cosa succede? In classe cosa succede? A scuola cosa succede? Per strada cosa succede? Fra amici cosa succede? Invece io non sto bene quando negli stessi posti cosa succede? Poche parole sintetizzate. Ok, quindi, quindi praticamente adesso ognuno prova un po' a pensare a delle risposte possibili in base, diciamo, alla propria, diciamo, alla propria personalità, diciamo, alla propria esperienza, e poi dopo le condivide in chat oppure... Gennaro, fai come voi volete. Facciamo, stabiliamo... Ok, allora praticamente diciamo, dedichiamo qualche minuto, diciamo, a completare, esatto, un po' queste situazioni, poi dopo in modo spontaneo chi vuole condividere con noi, ovviamente, diciamo, liberamente, scrive in chat, diciamo, qualcosa, qualche risposta, in modo, diciamo, da poterla condividere con gli altri, le leggeremo e ovviamente nessuno si sente obbligato, qui no, nessuno è obbligato, ognuno si senta libero di scrivere quello che si sente se vuole, ovviamente. Quindi qualche minuto di tempo, un paio di minuti direi, non più, okay, per fare questa attività, va bene? Va benissimo, ecco, vi raccomando, sempre divertitevi. Sempre. Io adesso stacco così 2 minuti, Gennaro mi dice quando riprendiamo. Ripeto, se qualcuno non mi ha sentito, 2 minuti per fare questa attività e poi dopo condividiamo liberamente, chi vuole in chat condivide con noi, diciamo, le sue risposte. C'è già qualcuno che sta rispondendo, quindi a breve leggeremo un po' di risposte.
Allora, comincio a leggere delle risposte. Mario, cominciamo a leggere un attimo delle risposte perché cominciano ad essere davvero tante. Allora, sto bene quando mi sento apprezzata dagli altri in qualsiasi situazione. Io sto bene in classe quando gli alunni partecipano con entusiasmo ad attività che propongo. Io in casa sto bene quando sono sola e posso rilassarmi con un bicchiere di vino, mentre non sto bene quando ho la DAD e mi sale l'ansia per connessione. Per esempio, per strada, il catcall è bruttissimo. Ok, io sto bene quando ovunque mi sorridono, mi ascoltano, mi rispondono e quando ci sono cose da fare insieme, anche difficili, ma insieme. Scorro un po' la chat perché sono tantissime, questo ci fa molto piacere. Sto bene in classe quando posso vedere i miei ragazzi, mentre non sto bene in classe quando ci sono ragazzi demotivati e muti. Io sto bene quando sono in casa, in classe, fra amici sinceri, però non sto bene per strada. Quando i miei studenti sono motivati, ok, quindi sto bene quando i miei studenti sono motivati, sto bene quando entrando in classe vedo i ragazzi sorridere, sto male quando qualche alunno mi dice che ha mal di pancia, a casa sto bene quando finisco di pulire, per strada sto male quando vedo tanta maleducazione, certo. Non sto bene in casa quando devo cucinare, sto male quando mi ignorano, sto bene tra amici intimi, non sto bene tra tanta gente, sto bene in casa quando posso rilassarmi, non sto bene a scuola quando mi si parla sopra. Sto bene in casa quando i miei familiari vogliono stare con me. Sto bene a casa quando c'è musica, serenità e silenzio. Io sto bene quando sono con mio figlio, insegno, rido, vedo un bel film, leggo un bel libro. Io sto bene in classe quando vedo persone sorridenti e rilassate. Sto bene in classe quando alunni sono preparati e vogliono collaborare con me. Quando facciamo festa fra amici, sto bene. In classe sto bene quando gli studenti sembrano motivati con i contenuti delle lezioni. Bene, quindi credo che possiamo andare avanti. Ci sono davvero tanti, tantissimi Fantastico, commenti. fantastico. Grazie mille per la Grazie. partecipazione. Possiamo andare avanti quando vuoi, Mario. Perfetto, grazie Gennaro, grazie a Prego. tutti. Fantastico questa consapevolezza. Questo sono piccoli esercizi che veramente non ci vuole niente, però cominciamo a affrontare la consapevolezza dell'influenza delle emozioni sul pensiero e sull'apprendimento e come questo ha cambiato negli ultimi anni. È cambiato, scusate. Siamo più consapevoli che le emozioni influenzano direttamente l'apprendimento. È letteralmente impossibile costruire connessioni neuronali, ricordi, elaborare pensieri complessi o elevati, prendere decisioni significative senza emozioni. Il cervello è un organo molto sofisticato da un punto di vista metabolico che non spreca energia e ossigeno memorizzando cose che non gli interessano. Ricordate l'informazione senza contesto. Ecco perché noi ci concentriamo e ricordiamo solo le cose che contano per noi e solo le cose che ci emozionano contano per noi. Fateci caso. Questo concetto ha importantissime implicazioni nell'istruzione, ci pone domande su come, quando e perché gli studenti apprendono in modo significativo e come il contesto, la cultura, le relazioni sociali modellano l'apprendimento. Gli insegnanti dovrebbero comprendere e sfruttare le proprie emozioni e quelle dei loro studenti in modo più efficace ed efficiente in ogni classe per essere così in grado di motivare i ragazzi, produrre una comprensione profonda e così trasferire abilità e conoscenze. Perché grazie alle nostre emozioni, c'è poco da dire, noi possiamo sviluppare curiosità, ammirazione, ma anche compassione, interesse, non solo verso le cose o verso ciò che insegniamo o studiamo, ma anche verso le persone che ci circondano. La conoscenza di queste emozioni organizza la nostra socialità e la nostra moralità. Quindi costituisce la base della creatività e delle decisioni che prendiamo anche in contesti accademici.
Le emozioni, io direi che sono essenziali per gestire la nostra vita. Le emozioni sono costruzioni mentali, attive, si riferiscono a ciò che pensiamo di conoscere del mondo, sulla nostra interpretazione del mondo, in base alle nostre esperienze, che sono, ricordiamo, uniche, personali, intime e intrasferibili. Perciò ogni esperienza, ogni emozione, ogni opinione deve essere ascoltata e rispettata, perché sono cose che si sono costruite in base alle esperienze uniche, personali. Quindi tutte sono valide, tutte devono essere ascoltate e rispettate. Un apprendimento significativo, motivante, utile, si potrà ottenere soltanto quando gli studenti riusciranno a collegare le loro conoscenze e capacità con le loro emozioni. La carenza di una intelligenza emotiva significa non essere in grado di rafforzare quella capacità di utilizzare le emozioni a nostro vantaggio e non contro di noi. Una carenza che poi purtroppo si farà sentire non solo in un contesto scolastico, ma anche in tutte le nostre sfere in età adulta. C'è una bellissima definizione sull'educazione che vorrei condividere con voi. Qua ci possiamo un'altra volta rifare la domanda, dopo che abbiamo ascoltato e ragionato su questo, se abbiamo modificato la nostra risposta su questa domanda che siamo fatti all'inizio: siamo esseri razionali che si emozionano o siamo esseri emotivi che ragionano? Il grande Dalai Lama, questa è una frase molto bella riguardo l'obiettivo dell'educazione. Ovviamente applicabile a livello universale, perché le grandi affermazioni hanno questo di bello, sono universali, non sono per un paese, per una cultura, per una città, per bianchi, neri, ricchi, poveri. Secondo me è fantastico quello che lui dice, e su questo dovremmo puntare. E per puntare su questo è importante incominciare a tenere presente, rispettare, considerare, saper maneggiare le emozioni. Dopo tutte queste emozioni, vi ringrazio dell'ascolto. Non so se sì, ho potuto in poco tempo parlare di un argomento gigantesco. Sì, allora c'è in chat c'è qualcuno che dice giusto l'emozione riuscita attraverso i giochi che liberano dopamina è la base di un buon apprendistato. Poi c'è una collega che dice confermo la seconda scelta, confermo siamo esseri emotivi che ragionano. Se vuoi dire ancora qualcosina, Mario, abbiamo 5 minuti di tempo prima delle domande, come vuoi. L'importante è questo, io vado diciamo, la cosa importante, vado sul primo punto. Cioè, nel senso che continuiamo a dare molta importanza nello sviluppo formativo, educativo dei ragazzi all'informazione. Quindi a usare la ragione, e usare le conoscenze come informazione. Però purtroppo anche in casa si parla poco della gestione delle emozioni. E quindi tutti ce la dobbiamo cavare da soli in base alle nostre, scusate la parola, capocciate contro il muro. Il problema è che alcuni, come ho detto prima, riescono per mille motivi a sviluppare la capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni, quindi riescono a sviluppare una certa intelligenza emotiva, ma molti no. Uno di voi ha scritto: mi sento male per strada quando sento violenza, aggressività, ecco, Maleducazione, sì. maleducazione. Queste sono persone che non maneggiano le proprie emozioni, che non hanno intelligenza. Purtroppo vedo che non so se sta, che sia in aumento, sa, perché
Le reti sociali oggi amplificano le informazioni, quindi pensiamo che le cose adesso siano peggio, invece magari sono state sempre così, ma prima non lo sapevamo. Ecco, questo è. Dobbiamo essere autodidatti e quelli che non ci riescono, purtroppo, perché qualcosa dobbiamo fare con le emozioni. Sono lì, sono presenti. Quindi che facciamo quando non riusciamo a stabilire un proprio... una propria organizzazione delle nostre emozioni, copiamo le emozioni degli altri. Quindi ci comportiamo come si comporta papà, come si comporta mio marito, come si comporta mio fratello, come si sarebbe comportato mio nonno, come si comporta il compagno al quale stimo molto. E allora cosa facciamo? Stiamo vivendo, affrontando la nostra quotidianità con le emozioni degli altri. E questo ovviamente ci comporta una pessima qualità di vita. Questo fondamentalmente è tutto in generale. Va bene, benissimo. Allora, grazie mille Mario. Grazie ovviamente a te. Tutti sono, diciamo, contenti della tua presentazione, fantastico, bravissimo, ti fanno i complimenti, grazie Prof. Schiavelli, fondamentale l'empatia del docente con gli alunni, grazie Prof. Schiavelli. Come insegnante ritengo importante osservare al di là e tenere sempre presente l'emozione. Grazie per aver confermato quello che penso da sempre, l'accoglienza verso l'altro è fondamentale. Mi pare impossibile imitare le emozioni degli altri. Grazie, come sarebbe bello se tutti l'ascoltassero. Grazie, grazie, illuminante, grazie, eccezionale. Ok, passiamo subito alle domande. Ci sono delle domande, osservazioni di solito. C'è la collega Stefania Leondini che dice: è interessante quanto Galimberti dice, tuttavia non so se sarebbe concretamente fattibile. Come si fa a testare simili aspetti della personalità? Però la scuola in generale non mi sembra promuova molto le emozioni né l'empatia, anzi, spesso si ritiene che il bravo insegnante non deve né fare la mamma né lo psicologo, ma deve mantenere le distanze. Come si può risolvere questo contrasto? Allora, Stefano, hai fatto un'ottima osservazione, hai fatto un'ottima domanda. In effetti, sì, Galimberti è un grande. Esistono dei test. Esistono dei test di personalità e ci sono dei test di intelligenza emotiva. Il problema è che andiamo contro un modus pensandi che si porta indietro 500 anni di storia. E quindi questi cambiamenti stanno timidamente cominciando a venire, specialmente il mondo occidentale è più tosta. In Spagna, in Inghilterra, in Regno Unito qualcosa si sta facendo, in Italia ancora facciamo molta fatica, perché Stefano, non so se ricordi la differenza, si confonde il grande professore universitario, docente con grandissime conoscenze, con l'abilità di insegnare. Purtroppo ancora si mette questo in discussione, allora poi ci sono gli egocentrismi, gli egoismi, le offese, lei non sa chi sono io sono 30 anni che insegno, e quindi bisogna andare piano piano e cercare di... Comunque si sta sbloccando, però è un percorso lento. Ok, poi c'è grazie la... Stefania. Ok, grazie Stefania. Allora, c'è la collega Maria Barbiero che dice, mi chiedo come fa un insegnante a rendersi conto di essere poco empatico o empatica? Maria, bella domanda. Allora, l'empatia non è un'abilità innata, bisogna svilupparla. Esatto. Maria mi chiederà, e come si fa? E allora chiediamo ai gentilissimi Ornimi che ci facciano fare un altro webinar su come sviluppare empatia, e lo facciamo. Però, Maria, hai ragione, non è innata. Cioè la simpatia è innata. Noi possiamo essere, scusate, simpatici o antipatici sin dalla nascita, ma empatici no, bisogna svilupparlo. Grazie, Maria.
Ok, allora poi c'è il collega Alessandro Cacciatore che dice: immagino che abbia applicato le nozioni da lei spiegate anche a questo seminario. Ritiene che l'uso dell'immagine sia importante? Lo dico dopo aver visto la foto del giovane con il ciuccio in bocca che mira probabilmente a creare un effetto paradossale e ridicolo e ad attirare così l'attenzione. Alessandro, hai perfettamente ragione. Ricordiamoci, qualunque cosa susciti un'emozione, curiosità, sorpresa per una cosa inaspettata, va benissimo. Va benissimo. Tu avrai sicuramente in quel momento l'attenzione totale del tuo studente. Quando lui, col cervello di quello studente, ancora si domanda: adesso il professore che cosa si inventa, che cosa dirà, che cosa farà? Ecco, questo fa che questo studente sia in continua attenzione, perché se no, se il cervello dà per scontato, cosa facciamo? Cioè, faccio sempre l'esempio, entriamo in aula, salutiamo, ci sediamo, aprite il libro a pagina, già cominciamo male, perché i ragazzi lo sanno cosa faccio. Invece se io entro in aula, faccio finta che cado, o faccio un piccolo passo di danza, o invece di aprire il libro faccio una domanda, cambio completamente la struttura. Questo cosa può far succedere? Che ogni volta che io entri, i ragazzi sono attenti. Vediamo questo che si inventa oggi. Sì? Quindi dove provi, dove cerchi o dove riesci a fare scattare emozione, vai benissimo. Ok, Poi, ah. ripeto, e scusa Gennaro se interrompo, solo che Alessandro Prego, l'ha prego, detto prego, prego. così interessante. Ricordiamoci che dentro l'aula, quello che noi facciamo affinché i nostri ragazzi imparino e imparino bene, è solamente un problema fra noi e i nostri studenti. Quindi dobbiamo uscire dal binario, no, ma lei deve, no. Sì, una volta che io chiudo la stanza e sto con i miei ragazzi, se decido di ballare così per far imparare qualcosa, ma il problema, la questione è sempre il risultato. Cioè, i ragazzi stanno imparando? Sì. Sono contenti? Sì. Sono felici di avere lezione? Sì. Se ne vanno contenti? Sì. E allora va bene. Però purtroppo andiamo contro al discorso culturale. Questo professore. Ricordatevi sempre di rivedere, quando potete, quel bellissimo film di Robin Williams, che credo in italiano si chiama L'attimo fuggente, qualcosa Sì, è del genere. l'attimo fuggente, esatto, sì. Esatto. Infatti, alla fine lui viene cacciato fuori dall'università. Perché? Perché usciva fuori dai binari, quindi questo è uno dei tanti ostacoli da superare. Grazie, Alessandro. Ok, poi c'è un collega di cui non c'è il nome, anonimo, però c'è di mezzo anche il rapporto degli studenti con i genitori, con la famiglia. Ed è difficile per l'insegnante capire se il bambino sbarra lo studente in quel momento ricettivo. Questo è anche un argomento fondamentale. L'educazione, la formazione, l'istruzione dei ragazzi è un compito di tre interpreti: studente, insegnante e genitore. Quindi dovrebbe essere un teamwork, cioè un lavoro di squadra. È impossibile che siano gruppi separati, che purtroppo per quello che vedo sta succedendo. Anzi, molte volte si sente una certa tensione fra genitori e insegnanti, no? Perché i genitori dovrebbero stare insieme, perché ovviamente l'insegnante rice dovrebbe ricevere informazioni dal ragazzo una volta che esce dalla scuola. Il genitore dovrebbe ricevere informazioni di suo figlio dentro la scuola. Abbinando le due cose, possiamo tutti insieme collaborare a una migliore istruzione e formazione di quel ragazzo. Grazie a noi. Ok, poi c'è la collega Veronica Casalini. Allora, dice Mario, potresti consigliare una breve bibliografia legata a questo tema? Certo, ve la posso inviare, senz'altro. E qua, purtroppo, perché sono quelli che hanno cominciato con questo, quasi tutto è in inglese.
però c'è tanto, tanto materiale ottimo, ottimo, Ok, senz'altro. quindi Mario, se gentilmente riesci in questi giorni, diciamo, a mandarmela via email, noi la possiamo inoltrare, ovviamente quando manderemo i certificati la possiamo inoltrare insieme al PowerPoint, va bene? Ok, Certo. perfetto, Contateci. perfetto. Ripeto che comunque diciamo il PowerPoint verrà inviato insieme al certificato in settimana, quindi c'è cioè, chi ha chiesto di avere il link diretto in chat del blog, quindi non si preoccupi perché comunque inviando il PowerPoint riceverà insieme al certificato anche tutte le informazioni per poter accedere al blog. Ok, c'è Eleonora Taddia che dice si può insegnare ad essere, questa diciamo credo che tu abbia già risposto, però la rileggiamo. Si può insegnare ad essere empatici, secondo lei a me sembra una caratteristica personale innata. Però hai già risposto quindi a questa, quindi passiamo anche. Allora, se si trova qualche, la collega Hilda Laura, se si trova qualche emozione che blocca l'apprendimento, si deve intervenire? Se sì, come? Laura, buona domanda. Dipende molto l'emozione, il contesto dell'emozione. Si deve intervenire, certo, si deve intervenire come e torniamo al contesto, cioè che tipo di emozione, positiva, negativa, età della persona, rapporto, cioè è uno studente, è mio figlio, è mio marito, è mia moglie, però senz'altro si deve intervenire perché l'emozione c'è, quindi saper gestirla da entrambe le parti è la cosa migliore, cioè reprimerla è la cosa peggiore che si possa fare o ignorarla, perché lei rimane lì. Possiamo far finta, giriamo la testa, è come con i problemi, Laura. Sai, tu hai un problema, fai finta di non averlo e quel problema rimane lì. Te lo trovi fra 10 anni, però te lo trovi. Grazie, Laura. Ok, poi c'è Clau Mattia che dice: Salve, a livello neuroscientifico, la mancata gestione delle emozioni nell'apprendimento presenta una letteratura degna di questo nome? Grazie. Vabbè, la bibliografia poi dopo la manderemo via Senz'altro. email. Allora c'è Kesser Fetowska, perdonatemi la pronuncia, che dice: Secondo lei, dottore, come si dovrebbe rapportare emozionalmente con gli alunni nella DAD, considerando che molti tengono la webcam disattivata ed è difficile empatizzare senza alcun feedback? Saluti dalla Macedonia del Nord. Oh, che bello, grazie. Questa domanda è importantissima. Allora, se noi siamo convinti che il rapporto umano, fisico, verbale, non verbale, paraverbale, è fondamentale nella nostra vita, il rapporto attraverso uno schermo è una deviazione. Quindi capisco che ci voleva una misura di emergenza per questa emergenza, però dobbiamo tutti sperare di ricominciare una vita dove il contatto fisico è alla base, non solo a scuola, ma in tutte le nostre aree della nostra vita. Quindi questo bisogna curarsi, perché cercare di creare una DAD con empatia è difficile. Perciò abbiamo ragazzi che spengono il video. Professoressa, non c'ho internet, adesso vengo, o magari stanno con lo schermo e giocano allo stesso tempo. Cioè, non c'è. Purtroppo dobbiamo lottare con questo perché? Perché il cervello non si è sviluppato in 2000 anni per stabilire interconnessioni personali attraverso uno schermo. Lui non capisce cosa stia succedendo, dice, ma cos'è? L'odore dell'altra persona, il suono dell'altra persona, sai, siamo animali in quel senso. Quindi quello che dobbiamo augurarci è che questo finisca nel tempo più breve possibile. Comunque, grazie Ok, per la domanda. c'è la collega Tiziana che dice sono a favore di un webinar su come sviluppare l'empatia, quindi metteremo in programma una cosa del genere, un incontro Brava, in grazie. futuro. C'è Ida Tucci che dice forse basterebbe osservare i docenti nel loro stare in classe con gli studenti prima di o per selezionarli oltre ai test di personalità che pure esistono. Sarebbe un po' difficile secondo me, però potrebbe essere una cosa da adattare fondamentalmente.
Poi c'è Scuola Leonardo da Vinci che dice: secondo me ci vuole una formazione su alfabetizzazione emozionale, ci vogliono dei materiali didattici che tengano conto delle emozioni. Voi avete pubblicato qualcosa al riguardo? Credo che faccia riferimento, si è rivolto un po' alla casa editrice Ornimi. Allora, i materiali che noi pubblichiamo di solito sono sempre, tengono conto comunque, diciamo, dell'emozione, quindi il tenere alta la motivazione. Se mi permetti, rispondo un attimo io, Certo. Mario. Tengono in considerazione sì le emozioni degli studenti, ovviamente attraverso attività variegate e che comunque divertano anche un po' gli studenti, contesti, diciamo, contesti anche ironici da un certo punto di vista. Poi abbiamo comunque il corso in alto che dedica molto spazio anche alle emozioni, infatti ci sono proprio delle unità dedicate alle emozioni in cui ci sono delle, vengono proposte delle attività proprio per tener conto un po', diciamo, non solo della parte lessicale, ma anche, diciamo, della parte un po' più emotiva. Ovviamente non è prettamente dedicata all'emozione in sé per sé, però condivido quanto è stato detto dagli altri colleghi che comunque, diciamo, i manuali di oggi non possono prescindere, diciamo, da la progettazione, lo sviluppo dei manuali non può prescindere da questo fattore, da questi fattori fondamentali che, come ad esempio l'emozione, l'empatia. Allora, c'è la collega Alessia, spunti bibliografici li invieremo via email. Cinzia Conti che dice, la collega, io insegno ad immigrati adulti, credo sia impossibile insegnare a qualsiasi tipo di apprendenti senza entrare in empatia con loro, soprattutto con quelli analfabeti o scarsamente alfabetizzati, certo. Come si impara? Insegna l'intelligenza emotiva, ma abbiamo appena detto che comunque metteremo in programma, diciamo, un incontro del genere. C'è uno spettatore anonimo che dice: non sono d'accordo in merito all'empatia, fa parte del nostro corredo genetico, non si può diventare empatici, ma ci si può allenare alla comprensione. Credo tu abbia già risposto, Mario, non so se vuoi aggiungere qualcosa. No, va benissimo. Ok, Grazie per questo mi fa ricordare della teoria di Krashen sui filtri, la collega Gabriele Alexandre che dice sui filtri dell'affettività e penso che questo può essere un bel modo di sviluppare l'empatia rispetto alle emozioni degli studenti. Che ne pensa? Certo. esattamente, il famoso filtro affettivo, sì, Krashen è stato un grande, certo. Come si può equilibrare una classe in cui alunni sono molto diversi, alcuni molto introversi, altri molto estroversi? Qui andiamo a un altro bel discorso che è la quantità di alunni in ogni aula. Qua le opinioni cambiano, secondo me più di 12, 13 ragazzi, perdiamo il controllo, cioè è impossibile, perché ovviamente questi percorsi empatici si basano sulla personalizzazione del contatto. Quindi quando abbiamo un'aula di 30, 40, che in molte università per esempio succede, e come si fa? Ovviamente in automatico dobbiamo massificare, sarebbe impossibile. Quindi questo è un altro punto del sistema educativo, bisognerebbe ridurre le aule, non più di 10-12 allievi per aula.